Il movimento Zeitgeist non è un movimento politico, non riconosce nozioni divisionistiche come nazioni, governi, razze, religioni, credo o classi. Piuttosto vediamo il mondo come un organismo, con la specie umana come un'unica famiglia. Allo stesso tempo sappiamo di dipendere interamente dal nostro ambiente, non solo per quanto riguarda la necessità di vita come cibo, aria e acqua, ma anche per ciò che riguarda la nostra influenza sui processi vitali che sostengono la vita sul pianeta. Riconosciamo e comprendiamo che allineare noi stessi ai processi naturali sia la tendenza più progressiva e produttiva che possiamo avere. Il Movimento Zeitgeist infatti è il braccio attivista del Venus Project, un'organizzazione che costituisce il lavoro di tutta una vita del progettista industriale e ingegnere sociale Jacques Fresco. Quello che il Venus Project rappresenta è quello che il Movimento Zeitgeist quindi cerca di raggiungere può essere riassunto come l'applicazione del metodo scientifico allo sviluppo sociale. Una delle più grandi scoperte del genere umano che ha permesso enormi avanzamenti nelle nostre abilità su questo pianeta è stata la comprensione e l'applicazione della scienza. Attraverso l'applicazione umana della scienza e della tecnologia per progettare la struttura sociale e i processi decisionali, abbiamo l'obiettivo di trasformare il nostro ambiente in qualcosa di molto più bilanciato, organizzato, umano e produttivo e soprattutto sostenibile. Come molti si rendono conto in questo momento, la nostra integrità sociale e quella ecologica sono in serio pericolo. L'attuale sistema economico sta crollando molto velocemente, con la prospettiva di una disoccupazione a livello mondiale. Allo stesso tempo siamo arrivati al punto di non ritorno riguardo alla distruzione dell'ambiente. Lo spettatore dovrebbe comprendere che non solo abbiamo bisogno di muoverci in un'altra direzione, ma che dobbiamo farlo. Per capire dove siamo e come siamo arrivati a questo momento storico, dobbiamo prendere in considerazione quei meccanismi che hanno influenzato in gran parte la nostra condotta sociale. L'osservazione più importante a questo proposito è il nostro utilizzo del sistema monetario. In questa sezione andremo ad analizzare il meccanismo del nostro sistema monetario mondiale, indicando le conseguenze prodotte da questo tipo di struttura organizzativa. Queste conseguenze includono 1. Il bisogno di un consumo ciclico, che porta al risultato economico che prodotti e servizi vengono infinitamente comprati e venduti, a prescindere dalla qualità e dallo spreco. 2. L'abbondanza della scarsità, che fa capire come risorse, beni e servizi sono deliberatamente resi scarsi per assicurare il profitto. 3. La priorità del profitto, che evidenzia la vasta presenza di corruzione nel mondo. 4. Manipolazione fiscale, che fa capire come il sistema delle banche centrali mondiali lavori per controllare l'economia e per il potere della classe dirigente. 1. La necessità di un consumo ciclico. I ruoli delle persone in un sistema monetario sono sostanzialmente tre. Il lavoratore, il datore di lavoro e il consumatore. Il lavoratore compie azioni per il datore di lavoro in cambio di uno stipendio o di un compenso economico, mentre il datore di lavoro vende merce o servizi al consumatore per trarne un profitto. Lavoratore e datore di lavoro agiscono anche come consumatori, utilizzando profitti o retribuzioni per comprare beni o servizi necessari alla loro sopravvivenza. L'atto di acquistare beni o servizi è ciò che permette all'intero sistema di mantenersi attivo. In altre parole, la richiesta di un consumo ciclico o perpetuo Permette all'intera economia di andare avanti. Se il consumo dovesse bloccarsi, l'intero sistema collasserebbe. Questo produce due serie conseguenze per la società. 1. Niente di ciò che può essere fisicamente prodotto può essere mantenuto per un tempo maggiore di quanto consentito per il mantenimento del consumo ciclico. In altre parole, tutto deve rompersi in un certo lasso di tempo per mantenere attiva la circolazione di risorse finanziarie necessaria ad alimentare l'economia. Questa caratteristica può essere definita come obsolescenza pianificata. L'obsolescenza pianificata è essenzialmente la programmata riduzione dell'efficienza del prodotto, in modo che esso si rompa con relativa velocità. Questo avviene sia in modo intenzionale, quando i produttori pianificano la rottura del prodotto, tipicamente subito dopo la scadenza del periodo di garanzia, che in modo indiretto quando vengono avviate produzioni nelle quali si fa uso di materiali economici e di progetti di bassa qualità. La seconda conseguenza è che nuovi prodotti o servizi devono essere costantemente introdotti senza alcun riguardo all'utilità funzionale, generando continui sprechi. Il risultato di questi due problemi è semplicemente inaccettabile, non solo perché risorse vengono usate in modo negligente in prodotti non progettati per durare sprecando energie umane e materiali. In altre parole, i rifiuti sono il risultato secondario che l'industria necessita di produrre per mantenere attivo il meccanismo del consumo ciclico. Il vecchio prodotto viene gettato via, buttato nelle discariche, mentre la sua costante moltiplicazione accelera l'inquinamento stesso. Immaginate le conseguenze economiche di metodi di produzione che in modo strategico fossero intesi a massimizzare l'efficienza e la sostenibilità di ogni prodotto. Immaginate prodotti concepiti così bene che non necessitino di manutenzione per, diciamo, 100 anni. Immaginate una casa completamente ignifuga, nella quale ogni apparecchio, interruttore, impianto idrico sia stato realizzato con i materiali più impermeabili e di maggiore resistenza disponibili sulla Terra. In un mondo così sano, nel quale le cose vengono create per durare minimizzando inquinamenti e rifiuti, l'esistenza di un sistema monetario sarebbe impossibile. Perché il consumo ciclico sarebbe tremendamente lento. Secondo meccanismo, l'abbondanza della scarsità. Nell'economia monetaria, domanda e offerta definiscono il modo in cui i beni e i servizi ottengono valore. Più una cosa è disponibile, e meno vale. Se noi dovessimo svegliarci un giorno e per qualche regione ci fossero solo 100 arance rimaste sulla terra, senza possibilità di coltivarne altre, il valore di queste arance subirebbe un incredibile innalzamento, dato che ora sarebbero estremamente introvabili. Se una compagnia riesce a convincere il pubblico che il proprio prodotto è raro, potrà venderlo ad un prezzo più alto. Questo genera una forte motivazione per mantenere scarsa la disponibilità di risorse, perché se le imprese sanno di poter chiedere più soldi se rendono i propri prodotti più rari, la propensione a limitare deliberatamente la produzione o a essere disonesti riguardo alla disponibilità di risorse sarà alta. Ancora peggio, il profitto può essere perpetrato come risultato di scarsità generata da inquinamento ambientale, come succede oggi con le riserve d'acqua potabile. Questo crea un perverso disinteresse nei confronti delle questioni ambientali da parte dell'industria, perché se c'è maggior danno, un maggior profitto può essere ottenuto offrendo soluzioni. E questo ci porta al punto 3, la priorità del profitto. Il principio più motivante del sistema monetario è il profitto. Tutte le persone devono cercare strategie per guadagnare denaro. Un lavoratore dipendente cerca di ottenere il miglior salario in cambio dei suoi servizi, mentre il datore di lavoro cerca costantemente di ridurre i costi per massimizzare il suo profitto. Questa modalità competitiva si estende a tutte le sfaccettature della società e non dovrebbe sorprendere che coloro che sono in posizione di grande benessere sono spesso più spietati e indifferenti. Prima di passare alle conseguenze negative della priorità del profitto, Proviamo a considerare quali potrebbero essere gli aspetti positivi di questo sistema. L'incentivo. Se tutto torna, la necessità del profitto fornisce alle persone e alle organizzazioni la motivazione per lavorare a nuove idee e a prodotti da vendere sul mercato. In altre parole, si presume che se le persone non fossero motivate dal bisogno di ottenere denaro, niente verrebbe inventato. Prima di tutto, il più grande contributo sociale non è di regola generato dalla ricerca del profitto. Louis Pasteur, Charles Darwin, i fratelli Wright, Albert Einstein e Isaac Newton non hanno fornito il loro importante contributo alla società per i loro interessi economici. Nonostante sia vero che utili invenzioni e metodi hanno come motivazione il guadagno personale, l'intento alle spalle di queste creazioni non ha tipicamente niente a che fare con le questioni sociali o umane. La ricerca del profitto viene quasi sempre prima delle preoccupazioni per l'umanità. Basta dare un'occhiata ai conservanti cancerogeni presenti nei nostri cibi l'obsolescenza pianificata di quasi ogni prodotto realizzato, insieme all'industria farmacologica che fa pagare 200 euro per una singola pillola di antibiotico negli Stati Uniti, per accorgersi che l'incentivo del profitto causa in realtà più danni che benefici. I problemi nella nostra società basata sul denaro potrebbero essere risolti solamente se si potesse fare soldi risolvendo questi problemi. Per porre la varietà di corruzioni derivate dal denaro, divideremo questi aspetti in tre classi. Crimini generici, crimini delle grandi imprese e crimini governativi. I crimini generici in un sistema monetario vanno dai piccoli furti alle vendite illegali, alla frode, al furto violento. Spesso non vengono fornite le indicazioni per comprendere l'origine di questi aspetti della società, perché molti tendono a considerare i criminali come fossero una sorta di anomalia sociale. In realtà sono lo stress, il conflitto, la povertà e queste privazioni generate dal sistema monetario stesso. Nel 1990 venne condotto un progetto di ricerca chiamato lo studio Merva Fouls. La ricerca fu condotta su 30 maggiori aree metropolitane. Si scoprì che l'innalzamento dell'1% del tasso di disoccupazione si traduceva in un aumento del 6.7% degli omicidi, un aumento del 3.4% dei crimini violenti, un aumento del 2.4% dei crimini contro la proprietà. Questo comportò 1.459 omicidi in più, 62.607 ulteriori crimini violenti e 223.500 crimini sulla proprietà in più. Tutto questo indica chiaramente che una persona che vive in un ambito povero, con poche risorse, scarsa educazione e poche opportunità di lavoro, Farà semplicemente ciò che è necessario per sopravvivere. Spesso porta ad atti violenti e offensivi verso la società. In altre parole, l'ambiente di vita genera il comportamento. Crimini delle grandi imprese. I crimini delle grandi imprese, che sono quasi esclusivamente legati al profitto, prendono molte forme. Obsolescenza pianificata, collusione monopolistica, manipolazione del mercato, outsourcing, blocco dei prezzi, sfruttamento del lavoro e collusione con il governo sono solo alcuni degli aspetti noti. Dal deliberato spegnimento da parte di Enron delle centrali elettriche della California per aumentare il valore delle proprie azioni sul mercato, alla nota distribuzione da parte di Bayer di medicinali contaminati dal virus dell'HIV. La necessità delle grandi imprese di aumentare il profitto non è differente in sostanza dal bisogno di sopravvivenza di un criminale generico. Mentre il secondo commette crimini per vivere, il primo commette crimini per assicurarsi una posizione di potere. L'avidità è generata dalla perpetua insicurezza derivante dalla paura di perdere ciò che uno possiede e serve come fattore di motivazione per la maggior parte dei crimini commessi dalle grandi imprese. La nevrosi è perpetuata e rinforzata da ciò che potremmo chiamare la stratificazione di lusso che il sistema monetario crea, perché in questo sistema l'aumentare della disponibilità di risorse monetarie possedute da una persona fa aumentare il numero di prodotti che possono essere acquisiti dalla persona stessa. Poi ci sono i crimini governativi. I crimini governativi sono una delle più complesse e problematiche forme di condotta da considerare, in quanto il modo in cui il governo viene percepito è fortemente influenzato dalla prevalenza dei valori che la classe governante impone alla società. Per esempio, il patriottismo è spesso utilizzato per incoraggiare l'appoggio alla guerra, facendo sentire le persone come se avessero un obbligo ad aderire alle decisioni del governo. Diamo ora uno sguardo obiettivo a cosa il governo rappresenta all'interno di un sistema monetario. È sostanzialmente l'invenzione della legislazione e delle regole per gestire il funzionamento della società. Idealmente, L'interesse del popolo dovrebbe essere la prima priorità del governo. Sfortunatamente, come la storia ha dimostrato, non è così e raramente le cose sono andate in questo modo. Piuttosto il governo, per come lo conosciamo, è una grande impresa connessa ad altre grandi imprese che lavorano all'interno dell'economia del paese. Questo è logico, in quanto il valore di ogni nazione è realmente determinato dallo stato della sua economia. Questo significa che il governo ha un grande interesse nella posizione economica della propria nazione più specificatamente in quegli interessi che lo beneficiano in modo diretto. Ma il più grande crimine derivato dall'uso del denaro pubblico è l'uso strumentale della guerra per il beneficio delle grandi imprese e degli istituti finanziari che le sostengono. Usando le parole del due volte Medaglia d'Onore del Congresso, il maggiore D. Smedley Butler, la guerra è un racket, lo è sempre stata, probabilmente il più vecchio, probabilmente quello che produce i maggiori profitti sicuramente il più vile. È il solo vero interesse internazionale, l'unico in cui i profitti sono raccolti in dollari e le perdite in vite umane. La creazione accelerata di industria, contratti militari, contratti di ricostruzione, acquisizione di energie e risorse, la Banca Mondiale e quelle private con grande interessata austerità per l'economia post bellica sono solo alcuni degli esempi delle fonti altamente redditizie utilizzate. La vera motivazione per la guerra ad oggi si compone di tre aspetti. 1. Il profitto commerciale industriale. 2. Acquisizione o furto di risorse, così come è avvenuto per l'Iraq e l'Afghanistan. 3. Allineamento geopolitico per migliorare ulteriormente le strategie di penetrazione industriale e l'assorbimento di risorse di un paese. La guerra è probabilmente la più grande malattia causata dal desiderio di benessere e potere. Il governo con le sue squadre di assassini che hanno subito il lavaggio del cervello e coinvolto nella più intensa forma di autopreservazione. Questa classificazione di tipi di corruzione rappresenta un raggruppamento generico. Molti aspetti del comportamento umano nella vita di tutti i giorni sono altrettanto inquinati dal meccanismo del profitto. Perché se osservate con attenzione, praticamente ogni azione o acquisizione strategica del denaro si può considerare fondamentalmente corrotta ma è accettata come normale grazie al condizionamento culturale. 4. Manipolazione fiscale. La moneta usata oggi è di tipo Fiat a corso legale. Significa che il valore le viene attribuito praticamente per decreto governativo. Il valore monetario del sistema Fiat è, in termini generali, derivato dal quantitativo di moneta in circolazione in un'economia. Come avviene per ogni risorsa, se aumenta il numero di banconote circolanti, diminuisce il valore attribuito ad ogni unità di moneta fiat. Quando la moneta in circolazione diminuisce, aumenta il valore di ogni singola unità. Questo fenomeno potrebbe essere chiamato inflazione e deflazione, parlando in generale. L'aumento della diffusione di moneta disponibile in un'economia è chiamata espansione monetaria, così come la riduzione del denaro circolante è chiamata contrazione monetaria. Generalmente il periodo di espansione è tipicamente associato a una qualche crescita economica. Più denaro è pronto a essere messo in circolazione, più posti di lavoro vengono creati. Invece la contrazione della quantità di moneta circolante è chiamata recessione o depressione. La crescita dell'economia è tipicamente definita come l'aumento dell'ammontare dei beni e dei servizi prodotti da un'economia nel tempo. Tuttavia bisogna comprendere che la crescita economica è in realtà un gioco senza vincitori. Non esiste qualcosa come una vera crescita economica in sé e di per sé perché il meccanismo su cui si basano questi fenomeni è quasi interamente basato sull'ammontare della liquidità o della moneta iniettata nel sistema. In altre parole, se io falsifico 100 milioni di dollari americani e ve li dono per iniziare un'attività, assumete una squadra di impiegati e iniziate la produzione di un qualche prodotto che il pubblico acquista. Questo potrebbe essere considerata un'espansione dell'economia. Avreste investito in immobili, avreste incrementato il tasso di occupazione e avreste creato nuovi prodotti che i clienti acquistano, stimolando la circolazione di moneta e quindi il ciclo del consumo. Ma cosa accadrebbe se le autorità scoprissero che tutti i soldi da voi utilizzati erano contraffatti e bloccassero l'intera operazione? Questo si tradurrebbe in una depressione dell'economia, per la scomparsa dei soldi, e la produzione bloccata. Ci si potrebbe chiedere, da che cosa è rappresentato veramente lo sviluppo? Se l'espansione della base monetaria può tramutarsi nella creazione di posti di lavoro e produzione, Mentre la contrazione o depressione comporta la perdita di posti di lavoro e di produzione, esattamente cos'è stato guadagnato e perso? A cosa è servito? Consideriamo ora come la moneta è stata creata e regolata dal governo e dalla sua banca centrale. Per esempio, utilizzeremo gli Stati Uniti e la sua banca centrale, la Federal Reserve. L'espansione e la contrazione della base monetaria è ciò che crea realmente quelli che vengono definiti come cicli economici. Questi cicli sono largamente controllati e manipolati dalla banca centrale attraverso i tassi di interesse. Un tasso di interesse è una penale fatta pagare a un debitore per la concessione di un credito o di una somma di denaro. Tutti i soldi nell'economia degli Stati Uniti e virtualmente tutte le altre economie mondiali vengono creati tramite indebitamento per prestiti. Ogni dollaro presente nel portafoglio di un individuo è stato prestato dal sistema bancario. Questo è importante da comprendere. Tutti i soldi sono creati tramite indebitamento, quindi il valore con il quale ogni moneta viene creata dipende da quanti interessi un individuo è disposto a pagare per ottenere tale prestito. Quando la Federal Reserve abbassa il tasso di sconto, così fanno anche le banche commerciali e ottenere un prestito diventa meno costoso. Quando la Federal Reserve alza il tasso, il credito diventa più costoso e quindi i prestiti si riducono. Questo si traduce nel potere di controllare l'ammontare di denaro che può essere preso in prestito e quindi l'ammontare in circolazione e, in un certo modo, il controllo dei cicli di crescita e di recessione, conosciuti come cicli economici. Perché la Federal Reserve ha bisogno di questo controllo? Sostanzialmente questo serve a controllare il debito e l'inflazione. Se la base monetaria fosse continuamente aumentata o espansa, sarebbe solo questione di tempo prima che il mercato diventi saturo per eccesso di liquidità, soffocando la crescita economica. Questo comporta l'inflazione, svalutazione della moneta, aumento dei prezzi. Dal momento che il debito è direttamente proporzionale alla base monetaria, più l'economia si espande, maggiore sarà il debito creato. Questo provoca un'inevitabile crisi sistemica, perché i soldi necessari per pagare gli interessi applicati sui prestiti non esistono nella struttura economica. Pertanto, ci sarà sempre più debito che denaro in circolazione. E una volta che il debito cresce a livelli superiori di quanto una società o una persona può permettersi, il fenomeno si rovescia. Questa particolare situazione, dove il denaro supera e vanifica l'espansione, potrebbe essere definito molto semplicemente come fallimento del sistema finanziario. Questo ci porta alla prossima sezione. In questa sezione si discuterà la natura e le conseguenze dell'attuale collasso economico che sta coinvolgendo tutto il mondo e di come sia stata aggravata dal vergognoso egoismo e irresponsabilità sociale dimostrati da parte del governo e dalle potenti grandi imprese. Poi si discuterà più approfonditamente del ruolo che la tecnologia sta avendo nel rimpiazzare i lavoratori. 1. Al di là dell'irresponsabilità, il debito deve essere accumulato da tutti i governi del mondo. E ora circa 52.000 miliardi di dollari, secondo il libro dei fatti mondiali redatto dalla CIA. Dei circa 203 paesi del mondo oggi, solo 4 non hanno debiti verso l'estero. Gli Stati Uniti da soli avevano più di 12.000 miliardi di debito agli inizi del 2009 e uno studio autorizzato dal Tesoro degli Stati Uniti del 2001 al fine di mantenere attivi i servizi pubblici con l'attuale tasso di crescita del debito pubblico, entro il 2013 le tasse sul reddito sarebbero dovute aumentare fino al 65% del reddito pro capite. Il mondo intero è sostanzialmente in bancarotta. Ma perché? Come può il mondo nel suo complesso avere debiti con se stesso. Ovviamente è assurdo. Quelli che occupano posizioni di potere possono modificarne le regole a piacimento. Solo che questa volta il gioco è truccato nella sua struttura fondamentale per favorire coloro che effettivamente guidano lo show. Per esempio, se avete un milione di dollari e lo depositate in un conto corrente col 5% di interesse, generate 50.000 dollari l'anno solo per tale deposito. State creando denaro dal denaro stesso. Nessuna invenzione, nessun contributo alla società. Al contrario, se siete poveri e provenite dal ceto medio, tipicamente limitati dei fondi, e dovete utilizzare carte di credito e vi fate concedere un prestito per comprare casa, dovrete pagare gli interessi alla banca che li farà girare e li userà in teoria per pagare le persone che hanno un conto corrente con il 5% di interessi. Ciò che la banca sta facendo è rubare alla gente povera per pagare i ricchi. In altre parole, la stratificazione sociale che vediamo oggi nel mondo è mantenuta e garantita dai meccanismi fondamentali di funzionamento del sistema monetario. Mettendo questo argomento da parte, ritorniamo al ciclo economico. Quando nuovo denaro viene aggiunto alla base monetaria, questo denaro viene impiegato per fare qualcosa. Molto spesso tali azioni sono avviare un'impresa, acquistare una casa, investire nel mercato azionario, eccetera. Spesso si traduce nella cosiddetta crescita economica e di conseguenza produce il boom del ciclo economico. Purtroppo il denaro non può essere iniettato nell'economia all'infinito, perché il debito e l'inflazione causati dall'espansione alla fine supereranno il beneficio dei vantaggi prodotti dalla crescita. Quando i problemi iniziano a sorgere, dopo periodi di espansione monetaria, come l'aumento del debito, la Banca Centrale e il Governo hanno sostanzialmente due possibilità. Uno, Tentare di proseguire l'espansione, introducendo ancora più soldi, spesso con la riduzione dei tassi di interesse, rendendo più conveniente il credito? 2. Lasciare che la depressione, di conseguenza la recessione, faccia il suo corso, aumentare i tassi di interesse e riportare l'economia a qualche tipo di equilibrio. Storicamente la scelta è stata quella di fare entrambe le cose, praticamente con lo scopo di addolcire la recensione con un incremento di liquidità. Il ragionamento è semplice. È politicamente impopolare per la classe dirigente avere disoccupati e cittadini poveri. Questo può portare al disprezzo della leadership e a instabilità sociale. Pertanto c'è sempre la tendenza di beffare il pubblico con false sicurezze, al fine di evitare che l'aberrazione propria del sistema venga a galla. Il risultato di questo tentativo è quello di attenuare la contrazione semplicemente rimandando l'inevitabile. E poiché il governo degli Stati Uniti ha praticamente tentato di attenuare ogni periodo di regressione, dal periodo della Grande Depressione, infondendo più denaro nel sistema, probabilmente ci attende un periodo molto duro. La Grande Depressione potrebbe essere in atto proprio in questo periodo. Questo è ciò che sta avvenendo su larga scala e nessun intervento per alleviare le crisi probabilmente funzionerà. Perché? Principalmente perché il livello del debito è troppo alto. Il debito totale del governo degli Stati Uniti e dei suoi cittadini era di circa 53 mila miliardi di dollari nel 2007. Questo è semplicemente un debito assurdo. Il totale della base monetaria negli Stati Uniti era di 12.000 miliardi di dollari nel 2007, mentre il PIL annuo degli Stati Uniti era stato pari solamente a 14.000 miliardi. Purtroppo c'è ben poco che il governo degli Stati Uniti possa fare per fermare questa grande depressione. Anche con l'iniezione di decine di miliardi di dollari non si può compensare lo squilibrio e se facessero questa immissione di liquidità il risultato sarebbe quello di esagerare la stagflazione che stiamo già osservando, creando una situazione in cui inflazione e stagnazione economica si verificherebbero contemporaneamente. 2. L'outsourcing definitivo. Come risposta a questi problemi, molto spesso viene suggerita una riforma monetaria come soluzione. Questi suggerimenti spesso includono ritornare al sistema aureo, bandire l'uso dell'interesse, chiudere la Federal Reserve, facendo ritornare il potere di stampare la moneta al governo stesso, eccetera. Sebbene queste o altre riforme producano un certo grado di miglioramento, non riconoscono un fenomeno che si intravede e di cui poco si discute, e che sta danneggiando il sistema monetario stesso, la sostituzione della manodopera umana con quella delle macchine. Al centro del sistema economico stesso vi è il meccanismo del lavoro per il reddito. Il nostro sistema economico è basato sugli uomini che vendono il loro lavoro come servizio sul mercato. Se l'uomo non ha l'opzione di lavorare per vivere, il sistema monetario così come lo conosciamo finisce. Le aziende non possono permettersi di produrre se il consumatore non ha alcun potere d'acquisto per comprare. Come John Minor Keynes aveva sottolineato, siamo afflitti da una nuova malattia di cui alcuni lettori potrebbero non avere ancora sentito il nome, ma di cui si sentirà parlare molto negli ultimi anni a venire: la disoccupazione tecnologica. È la disoccupazione causata dalla scoperta di sistemi che riducono il bisogno di manodopera necessaria per produrre qualcosa, quando il ritmo di tale diminuzione oltrepassa quello con cui si genera nuova necessità di manodopera. Mentre i politici, i dirigenti delle imprese, i sindacati, litigano su questioni che essi stessi sostengono essere le cause della crescente disoccupazione nel mondo, la vera causa non è mai portata all'attenzione del pubblico ed è la disoccupazione tecnologica. Dal momento che il mercato capitalistico si basa sulla riduzione dei costi per incrementare i profitti, l'inclinazione a sostituire il lavoro umano per quanto possibile mediante l'automazione delle macchine è una naturale progressione dell'industria. Dopotutto una macchina non ha bisogno di prendere pause, non richiede l'assicurazione sanitaria o benefici. Un semplice sguardo alle statistiche nella storia del lavoro degli Stati Uniti mostra che il modello di automazione delle macchine sta sostituendo definitivamente il lavoro umano. Nel settore agricolo, per esempio, nel 1949 le macchine si occupavano del 6% della raccolta del cotone nel sud. Nel 1972 il 100% della raccolta del cotone è stato eseguito da macchine. Nel 1860 il 60% degli americani lavorava nell'agricoltura, mentre oggi è meno del 3%. Quando l'automazione colpì gli Stati Uniti nel settore manufatturiero negli anni 50, 1.600.000 posti di lavoro come operai si persero in nove anni. Nel 1950 il 33% di tutti i lavoratori degli Stati Uniti lavorava nel settore manufatturiero mentre nel 2002 solo il 10%. L'industria siderurgica statunitense dal 1982 al 2002 aumentò la produzione da 77 milioni di tonnellate a 120 milioni di tonnellate, mentre i lavoratori dell'acciaio sono passati da 289 mila a soli 74 mila. Nel 2003 fu condotto uno studio sulle 20 più grandi economie mondiali, scoprendo che 31 milioni di posti di lavoro erano stati persi, mentre la produzione era in realtà aumentata del 30%. Questa tendenza all'aumento della produttività e del profitto, accoppiata al calo dell'occupazione, è il nuovo e potente fenomeno. Questo ci porta alla domanda, dove sono andati tutti i posti di lavoro? Nel settore dei servizi. Dal 1950 al 2002, la percentuale degli americani impiegati nel settore dei servizi è passata dal 59% all'82%. Negli ultimi 50 anni, il settore dei servizi ha assorbito la perdita dei posti di lavoro del settore agricolo e manufatturiero. Purtroppo anche questa tendenza sta rallentando rapidamente. Dal 1983 al 1993 le banche hanno tagliato il 37% dei loro dipendenti allo sportello e dentro il 2000 il 90% di tutti i clienti delle banche usavano sportelli automatici o bancomat. Gli operatori telefonici sono stati quasi completamente sostituiti da sistemi computerizzati di risposta vocale. Così come alle poste gli operatori vengono sostituiti da macchine self-service, banco posta, bollette su internet, e i cassieri vengono sostituiti da chioschi informatici, esempio COP Co Salvatempo, l'economista Stephen Roach ha messo in guardia, il settore dei servizi ha perso il suo ruolo come inarrestabile motore di creazione di posti di lavoro americani. Tenuto conto di questa realtà, dov'è il nuovo settore emergente dove impiegare tutti i nuovi disoccupati? Non c'è. E mentre gli economisti lottano per creare modelli per affrontare il problema della disoccupazione quasi inarrestabile, la maggior parte si rifiuta di prendere in considerazione ciò che è realmente necessario per evitare il fallimento totale della società. Il sistema dello scambio monetario e del capitalismo stesso sono ormai completamente obsoleti al confronto della creatività tecnologica di cui siamo capaci. Se le persone non hanno un lavoro, non potranno sostenere l'economia attraverso l'acquisto di prodotti o servizi. Questa realtà è la prova definitiva che l'attuale sistema è ora completamente superato. E se vogliamo evitare scontri per le strade e la creazione di povertà su una scala mai vista prima, dovremo rivedere le nostre nozioni datate su come funziona la società a livello fondamentale. Parte 2. Cos'è rilevante? In questa sezione discuteremo l'idea di legge naturale, sottolineando particolarmente la simbiosi e la natura emergente del mondo fisico. Il metodo scientifico è la tecnica più efficace da utilizzare nel processo decisionale che abbiamo sviluppato fino ad oggi ed è l'importanza del concetto di equilibrio dinamico che esprime il fattore ecologico più determinante per la nostra sopravvivenza. Mostreremo anche come, attraverso l'uso intelligente della tecnologia e la gestione intelligente delle risorse, possiamo disporre di più del necessario per sopravvivere tutti su questo pianeta. Leggi naturali. C'è un'enorme quantità di disinformazione nel nostro sistema sociale. In altre parole, i valori fondamentali della vita sono stati persi nel caos prodotto dalla vita sociale e da quella professionale e dagli obblighi finanziari, molti dei quali sono in gran parte artificiali. Ad esempio, il bisogno di denaro e di reddito pone la persona in una posizione in cui ha scelte molto limitate. Se dovessimo esaminare le professioni che esistono al giorno d'oggi, tenderemo a realizzare che la stragrande maggioranza di esse non ha altra funzione che l'assicurare la continuazione del ciclo di consumo necessario a mandare avanti l'economia. Questa predisposizione di cose produce un enorme spreco di vita e di risorse. Di conseguenza, l'intero sistema educativo del giorno d'oggi è paragonabile ad una macchina che prepara gli uomini con uno stampino per ruoli professionali predefiniti. Questo elemento della vita umana nel tempo è diventato così radicato che molti erroneamente considerano l'avere un lavoro una qualche forma di istinto umano. Anche i genitori tipicamente chiedono ai bambini che cosa farai da grande? Come se fosse possibile avere una sola preferenza da scegliere. Soffermiamoci a considerare ciò che è realmente rilevante. Poniamoci una domanda. Quali sono gli aspetti più empirici della natura? E che cosa ci insegnano sulla gestione della nostra vita su questo pianeta? Legge Naturale 1. Ogni essere umano ha bisogno di un'alimentazione adeguata, di aria pulita e di acqua pura e pertanto deve rispettare i processi di simbiosi ambientali rilevanti per tali esigenze. La maggior parte delle persone al giorno d'oggi non comprende o non considera l'interconnessione dei fenomeni naturali e la catena dei processi che sono coinvolti nella produzione del nostro cibo, aria e acqua. Tuttavia, se riconosciamo, esaminiamo e impariamo da questi processi, Utilizzando un metodologico di pensiero accompagnato alle deduzioni che esse ci suggeriscono, ci guiderà al comportamento umano più appropriato e ci aiuterà a soddisfare le nostre esigenze. Ad esempio, l'acqua e l'aria sono abbondanti risorse planetarie. È necessario solamente che la popolazione umana mantenga e preservi le loro fonti generative. Purtroppo, il nostro impulsivo sistema basato sul profitto ha creato una condizione per la quale l'acqua utilizzabile sta diminuendo fino al punto di crisi per scarsità, perché l'industria continua imperterrita in a inquinarla. La relazione simbiotica tra i processi naturali è costruita in un quadro di riferimento che è comprensibile nel suo complesso solo attraverso ricerche scientifiche. Il nostro comportamento dovrebbe essere guidato dalla priorità della ricerca della massima ottimizzazione delle condizioni che preservano e massimizzano l'abbondanza, e la qualità delle nostre necessità di vita. Purtroppo, questo non accade. Il fatto è che la nostra sostenibilità è fortemente minacciata dai metodi che stiamo utilizzando attualmente. Il sistema monetario continua a funzionare con le priorità del guadagno a breve termine a scapito della distruzione a lungo termine. Abbiamo bisogno di un'elevata quantità di cibo, aria e acqua per vivere. Pertanto, dobbiamo superare ogni pratica che disturbi i processi di simbiosi ambientale che preservano le risorse di cui abbiamo bisogno per vivere. Se non lo faremo, le conseguenze della violazione di questa legge potrebbero spingerci oltre il punto di non ritorno a livello di danno ambientale e mettere in questione la sopravvivenza stessa della razza umana. Legge naturale 2. L'unica costante è il cambiamento e la conoscenza umana è costantemente in fase di transizione. Non ci sono prove per sostenere l'idea che tutto ciò che riteniamo vero oggi manterrà la sua integrità domani. La specificità di ogni nozione sarà sempre in evoluzione, perché i nostri strumenti e metodi d'analisi sono in continuo cambiamento e si spera in miglioramento. Usando le parole di CJ Kisser, la certezza assoluta è un privilegio di menti ignoranti e fanatiche. Una rapida occhiata alle nazioni storiche più comunemente difese, dalla terra piatta alla teoria geocentrica, ci insegna che il cambiamento intellettuale è costante e che le persone devono mantenere una mente più aperta possibile a nuove informazioni, anche se queste sfidano il loro senso di identità. Tutto ciò che pensiamo e sappiamo sono solo probabilità e con i moderni metodi di analisi, che si sono dimostrati avere vantaggi positivi per la società nel tempo, ora possiamo valutare le nostre conoscenze e convinzioni su una scala di valori in costante evoluzione, che va dal meno probabile al più probabile. Questo punto ci porta al metodo scientifico. La stessa natura ha una propria serie di regole e non ha la capacità di riconoscere o di preoccuparsi di ciò che voi o chiunque altro vuol credere sia vero. Tenuto conto di questa realtà, è nel nostro miglior interesse apprendere e allinearci con la natura nel miglior modo possibile. Il miglior modo, conosciuto per la scoperta e l'applicazione delle leggi della natura, è il metodo scientifico. Il metodo scientifico è sostanzialmente costituito da tre fasi. Riconoscere una nuova idea o problema che deve essere risolto, usare il ragionamento logico per creare un'ipotesi considerando tutte le informazioni disponibili e testare queste ipotesi nel mondo fisico attraverso l'osservazione. Il metodo scientifico di ricerca è quello che ha permesso alla specie umana di acquisire comprensione di se stessa e del mondo fisico. Nel bene o nel male, è ciò che sta praticamente dietro ogni processo che ha migliorato la vita della specie umana. Tuttavia, la maggior parte delle persone del nostro mondo romantico tende ancora a considerare la scienza come fredda o senza cuore, citandola per screditare la prospettiva scientifica. In realtà, la scienza e la tecnologia sono solo strumenti, può essere utilizzata per scopi produttivi o distruttivi. Questa è una nostra scelta. Equilibrio dinamico. Un equilibrio dinamico... Si verifica quando due o più processi opposti lavorano alla stessa velocità. C'è un equilibrio che esiste nel mondo fisico che determina, a un certo livello, quali possibilità hanno certi organismi di utilizzare le risorse disponibili per la loro sopravvivenza. Nel caso del nostro pianeta, potremmo chiamarle limite di sostenimento della Terra. La gestione da parte degli uomini dell'equilibrio dinamico del pianeta è la più importante variabile per quanto riguarda la gestione della società stessa che può essere determinata solo comprendendo qual è il limite di sostenimento della Terra. I bisogni della popolazione devono essere in equilibrio con le risorse del pianeta. I mattoni fondamentali di costruzione della nostra società sono i seguenti. L'energia, materie prime per applicazione di natura industriale e tecnologica, cibo, aria e acqua. L'energia è la pietra angolare della società di oggi. L'età del petrolio e dei combustibili fossili, insieme a tutto l'inquinamento che ne derivano, sta per finire. Non c'è più motivo per bruciare combustibili fossili se non per ragioni di profitto, che producono un enorme interesse a mantenere le nuove e pulite tecnologie energetiche fuori dal mercato. L'ultima cosa che l'industria energetica vuole è l'abbondanza. Una delle più importanti fonti di energia da considerare al giorno d'oggi è l'energia geotermica. Secondo un rapporto dell'MIT del 2006, circa 2000 ZJ di potenza è attualmente estraibile in tutto il mondo. Il consumo totale di energia di tutti i paesi del pianeta è solo di 0.5 ZJ all'anno. Ciò significa che circa 4000 anni di risorse energetiche planetarie potrebbero essere raccolte in un anno tramite l'uso di questa tecnologia. Per quanto riguarda l'energia eolica, nel 2005 uno studio dell'Università di Stanford ha pubblicato nel Journal of Geophysical Research che ritengono che se solo il 20% del potenziale eolico del pianeta fosse sfruttato si potrebbe soddisfare il fabbisogno energetico mondiale. Per quanto riguarda l'energia solare, le radiazioni solari che colpiscono la superficie terrestre ogni anno possiedono un potenziale 10.000 volte superiore al consumo mondiale annuo. Nuove tecnologie sono in costante evoluzione, il che significa che il potenziale di questa tecnologia è in continua crescita. Meno nota è l'energia mareomotoria, che si ricava durante i cambiamenti di livello delle maree. L'installazione di turbine che catturano questo movimento genera energia. Si ritiene che il 34% di tutta l'energia consumata nel Regno Unito potrebbe provenire dallo sfruttamento delle maree. Ancora meglio, l'energia del moto ondoso, che estrae l'energia del movimento della superficie degli oceani, è stimata avere un potenziale di 80.000 terawatt all'anno. Ciò significa che il 50% di tutto il pianeta potrebbe utilizzare energia prodotta da questo unico mezzo. Come mostrano le opzioni illustrate, l'energia rinnovabile disponibile sul pianeta è assolutamente abbondante. L'unico motivo per cui la gente pensa che oggi l'energia rinnovabile sia insufficiente è a causa della propensione strategica del sistema monetario a generare scarsità. La prossima domanda è, e per quanto riguarda le materie prime industriali? Può la Terra fornire sufficienti quantità di materie prime come il legno, il ferro, l'alluminio e simili per sostenere le esigenze della popolazione mondiale? Le riserve minerali mondiali sono attualmente misurate in termini di quantità di materie prime prodotte commercialmente. Questo non dà un quadro chiaro di ciò che è effettivamente disponibile. Mentre alcuni elementi e minerali sono molto abbondanti come il silicio, l'alluminio e il ferro, altri sembrano diventare sempre più scarsi. Come rame, piombo, zinco, oro e argento. In ogni caso è necessaria la conoscenza di tre fattori basilari per determinare il limite di sostenimento della Terra. Conoscere esattamente quali elementi materiali sono disponibili sulla Terra, dove la tecnologia è in grado di creare sostitutivi sintetici per alcuni elementi e materiali e come la società si organizza a gestire l'uso di tali risorse. La prima cosa che dobbiamo fare e avere un quadro completo di tutte le risorse del pianeta. Questo ci darà informazioni chiave su quali azioni sarà necessario intraprendere. Per esempio, se abbiamo un acro di terra e vogliamo coltivarlo, la prima cosa da fare sarebbe quella di testare il terreno per studiarne le propensioni. Queste informazioni avrebbero un'importanza determinante per decidere cosa può essere coltivato. Ciò ci illuminerebbe sulla capacità del terreno. Per quanto riguarda la scarsità di materiali, è importante cercare dei sostituti. Molti materiali scarsamente reperibili a livello industriale oggi sono sostituiti dalle controparti sintetiche. L'attenzione della ricerca scientifica tesa alla soluzione di questo tipo di problemi è molto importante, per cui dobbiamo renderci conto che la scarsità della maggior parte dei materiali è rilevante solo in relazione alla quantità di lavoro che viene investito nella ricerca di un sostituto. O di soluzioni alternative. Più importanti dei sostituti e delle soluzioni alternative è la natura dell'utilizzo delle risorse del nostro pianeta. La capacità produttiva di oggi è sconcertante rispetto al passato. Con l'uso della tecnologia, siamo in grado di produrre di più con meno persone, come osservato in precedenza. La popolazione mondiale opera all'interno di un sistema monetario che premia la scarsità, lo spreco, l'inquinamento e la molteplicità. La vera causa della scarsità delle risorse del pianeta non ha tanto a che fare con le risorse a disposizione, ma ha a che fare con i nostri comportamenti rivolti verso lo spreco e lo sfruttamento delle stesse. In una società più sana, le materie prime del pianeta sarebbero quantificate e l'industria sarebbe organizzata nel suo complesso per produrre in rapporto la disponibilità e ogni elemento prodotto sarebbe concepito per durare il più a lungo possibile, riducendo al minimo la produzione con conseguente migliore preservazione delle risorse. Quando si tratta di produzione alimentare, il sistema monetario entra in gioco per quanto riguarda i problemi di inquinamento, taglio dei costi dei processi e la necessità di scarsità. L'acqua copre il 70% della superficie terrestre. Progressi tecnologici, come processi di desalinizzazione, possono produrre acqua potabile sia ad acqua di mare che da fonti salmastre, utilizzando l'osmosi inversa. Questo è l'ennesimo esempio di come la tecnologia è un fattore importante nella gestione delle risorse, tanto quanto la disponibilità delle risorse stesse. L'idea che l'acqua potabile sia scarsa è vera solo in rapporto ai metodi limitati attualmente utilizzati. La produttività alimentare si sta espandendo per quello che riguarda le nostre capacità tecnologiche, con la creazione di un gran numero di nuovi metodi di coltivazione. Secondo alcuni rapporti stiamo perdendo terreno fertile ad un tasso annuale dell'1%. L'Accademia Nazionale delle Scienze ha determinato che le terre coltivabili negli Stati Uniti vengono impoverite almeno 10 volte più velocemente del tempo necessario per ripristinare la loro fertilità. Fortunatamente gli scienziati hanno messo a punto una nuova forma di agricoltura che non necessita di terra, chiamata idroponica. Questo nuovo e potente mezzo di coltura fornisce un'infinità di opzioni per la popolazione. Si potrebbe teoricamente coltivare cibo in mezzo al deserto, con il sistema di irrigazione proprio o pescando acqua direttamente dalle falde sotterranee. La questione è che il cibo, l'aria e l'acqua sono scarsi solo nel limite che decidiamo noi. Se scegliamo di agire intelligentemente e strategicamente, concentrando i nostri metodi di produzione e di conservazione, sfruttando appieno le invenzioni scientifiche volte a massimizzare la nostra capacità produttiva, e riducendo sprechi e inefficienze, saremo in grado di rifornire di cibo più volte l'attuale popolazione mondiale. Il bisogno di evoluzione sociale. In questa sezione ci accingiamo a prendere in considerazione più specificamente cosa vogliamo e di che cosa abbiamo bisogno. A che cosa diamo valore nella vita? Anche se ci saranno molti pareri a questo proposito, la maggior parte delle persone inizierebbe con aria e acqua pulita. Cibo nutriente, materie abbondanti, trasporti veloci, puliti ed efficienti, adeguata istruzione, adeguate cure sanitarie, la fine della guerra, un ambiente che ci consente di migliorare costantemente le nostre capacità, parità di trattamento, meno stress e riduzione della criminalità. Una volta determinati i nostri obiettivi, dobbiamo pensare ai metodi che devono essere utilizzati al fine di realizzare tali obiettivi. Inequivocabilmente, il metodo scientifico è il più potente strumento che conosciamo. Usando le parole di Carl Pearson: "Non esiste una scorciatoia per la verità, né una via per raggiungere la conoscenza dell'universo che non passi attraverso il portale del metodo scientifico". L'uso intelligente dei metodi scientifici è ciò che ci ha fornito praticamente tutto quello che oggi agevola la nostra vita. L'applicazione della scienza all'intera organizzazione sociale è il prossimo passo della nostra evoluzione. Inoltre, per applicare correttamente il metodo scientifico, avremo bisogno di strumenti fisici che soddisfino le nostre necessità materiali. Questi strumenti fisici rappresentano ciò che è la tecnologia. Le invenzioni tecnologiche continuano a facilitare i metodi produttivi. Allo stesso tempo rendono spesso possibile ciò che una volta era ritenuto impossibile. L'evoluzione delle tecnologie sta mostrando una tremenda accelerazione. Se si mostrasse un cellulare a un uomo del XII secolo, probabilmente lo si scioccherebbe al di là dell'immaginabile, mostrandogli uno strumento così magico. Si può tranquillamente presumere che qualunque cosa ci preservi il futuro, dal punto di vista tecnologico, sembrerebbe impossibile e ridicola in base alla compressione della tecnologia che abbiamo oggi. Tornando al punto principale della discussione, i tre attributi dell'evoluzione personale e sociale sono questi, i nostri obiettivi, i metodi di pensiero e gli strumenti utilizzati per raggiungerli. Definiamo i nostri obiettivi sulla base di ciò che riteniamo di valore. Utilizziamo il metodo scientifico, sfruttiamo la tecnologia per rendere i nostri obiettivi una realtà. Parte 3 un'economia basata sulle risorse. In questa sezione illustreremo il Venus Project, descriveremo i suoi principi fondamentali riguardo all'industria e al lavoro, discutendo in modo specifico del ruolo della tecnologia e dell'automazione, cercando di identificare i cinque passi più importanti da utilizzare per raggiungere i più efficienti ed efficaci metodi produttivi possibili. Poi affronteremo il ruolo del cosiddetto governo all'interno del nuovo sistema, e come attraverso l'uso di avanzati processi decisionali saremo in grado di rimuovere la pericolosa soggettività e l'interesse personale attualmente utilizzati e preferibilmente ad arrivare a decisioni basate sul metodo scientifico con l'uso della tecnologia informatica. Un'economia basata sulle risorse utilizza le risorse esistenti piuttosto che il commercio. Tutti i beni e i servizi sono disponibili senza bisogno di valuta, credito, baratto o qualunque altra forma di debito o servitù. L'obiettivo di questo nuovo progetto sociale è di liberare l'umanità dai lavori ripetitivi che non hanno alcuna rilevanza nello sviluppo sociale, incoraggiare un nuovo sistema di incentivi che si focalizzi sulla realizzazione personale, sull'educazione, sulla consapevolezza sociale e sulla creatività, in opposizione ai futili ed egocentrici obiettivi di benessere, proprietà e potere che dominano al giorno d'oggi. Il Venus Project riconosce che la Terra è abbondante di risorse e che i nostri metodi superati di razionare le risorse attraverso il controllo finanziario non sono più necessari. In realtà, questi metodi sono altamente controproducenti per la nostra sopravvivenza. Il sistema monetario fu creato migliaia di anni fa, durante periodi di grande scarsità. Lo scopo iniziale era la creazione di un metodo di distribuzione di beni e servizi sulla base del contributo lavorativo dell'individuo. La realtà è che la sopravvivenza fisica e la qualità della vita sono basate unicamente sull'uso, gestione e conservazione delle risorse della Terra. Industria e lavoro. Come spiegato precedentemente, le statistiche hanno dimostrato come la manodopera umana è gradualmente e costantemente rimpiazzata dal lavoro di macchine automatizzate causando disoccupazione e quindi la riduzione del potere d'acquisto dei cittadini, rallentando la cosiddetta crescita economica. Come conseguenza, stiamo assistendo a un volontario rallentamento e strangolamento dello sviluppo tecnologico in termini di automazione, al fine di permettere alle persone di continuare a lavorare. Abbiamo bisogno di una struttura sociale che si concentri sulla massimizzazione delle nostre capacità tecnologiche, allo scopo di liberare l'umanità dai lavori faticosi, e aumentare la produttività al suo massimo potenziale. Qualunque cosa meno di questo è inaccettabile. Per ora dimentichiamo il nostro sistema sociale attualmente basato sulla moneta e diamo uno sguardo ai moderni metodi di produzione industriale, come vorrebbero implementati in un'economia basata sulle risorse. La domanda da porsi è come progettare il sistema di produzione che massimizzi produzione di alta qualità, riduca gli sprechi, consideri l'equilibrio dinamico del pianeta, e riduca il bisogno di lavoro meccanico e ripetitivo? Basandosi sul metodo scientifico, questo è ciò che comporterebbe la logica applicazione di questo metodo a livello industriale. Fase 1. Indagine sulle risorse del pianeta. Fase 2. Decidere cosa sia necessario per produrre, basandosi su priorità, che vanno da quelle di base come cibo, acqua, case, alla produzione di strumenti di utilità, come materie prime, macchine automatiche e sviluppo tecnologico da utilizzare nella produzione di strutture di secondaria necessità. Fase 3. Ottimizzazione dei metodi di produzione, massimizzando inoltre il tempo di vita del prodotto. Fase 4. Metodi di distribuzione per consentire l'accesso ai prodotti e servizi. Fase 5. Ottimizzazione dei metodi di riciclaggio dei prodotti diventati obsoleti o inutilizzabili. Fase 1. Indagine sulle risorse del pianeta. È fondamentale conoscere ciò che è disponibile sul pianeta. Con queste informazioni la produzione industriale verrà sempre calibrata per compensare le scarsità che si presentano. Ogni problema di scarsità di risorse sarà investigato cercando alternative o sostituti della scarsa risorsa stessa. Questo tipo di conoscenza può essere ottenuta tramite l'utilizzo in tempo reale di sensori elettronici che monitorano tutte le principali risorse del pianeta, connessi ad un database centrale computerizzato. Che tiene sotto controllo qualunque problema di scarsità dovesse emergere. Quest'idea di monitoraggio delle risorse non è per nulla inverosimile, anche se potrebbe apparire molto complessa. Fase 2. Di che cosa abbiamo bisogno? Questa è una domanda molto importante. Oltre al cibo, all'acqua e alle abitazioni, la maggior parte delle persone al giorno d'oggi non ha la minima idea di che cosa voglia davvero, in quanto non è mai stata informata sul vero stato della tecnologia attuale. Qualcuno che ha della polvere in casa potrebbe pensare ho bisogno di un aspirapolvere. Ne è sicura? Forse quello che ha realmente bisogno è un sistema di pressurizzazione casalingo che non permetta alla polvere di entrare in casa o che sia equipaggiato con filtri elettrostatici per l'aria che eliminano la polvere presenti nell'aria. In altre parole, scienza e tecnologia sono i barometri tramite i quali vengono giudicate le capacità di un oggetto di soddisfare i bisogni umani. Di conseguenza, tutti gli strumenti prodotti in un certo periodo di tempo dovrebbero rispecchiare il massimo stato di avanzamento consentito all'epoca. Il sistema monetario corrente, che produce costantemente materiale scadente e superato, non esisterebbe se la società si concentrasse sulla produzione delle cose in grado di soddisfare al meglio i bisogni della società stessa. Fase 3. Se dovessi costruirmi un banco, cercherei di assicurarmi che il tavolo duri il più a lungo possibile. È logico, vero? Se il banco si rompesse, dovrei costruirne uno nuovo, al costo del mio lavoro. Sarebbe logico pensare che tutto ciò che è prodotto nella nostra società fosse creato in modo da essere dotato della massima durata possibile in accordo con i livelli di avanzamento tecnologico del periodo di produzione. Purtroppo nel sistema attuale succede l'esatto opposto. Perché, come precedentemente discusso, il sistema monetario prospera con la molteplicità l'obsolescenza pianificata. Senza queste l'intera economia collasserebbe. In un mondo più sano produrremmo cose che durano. L'ottimizzazione dei metodi di produzione riguarda l'utilizzo dei migliori materiali e metodi. Inoltre, il lavoro umano non è ancora stato rimpiazzato dalle macchine, perché è più economico dal punto di vista del sistema del profitto. Il lavoro eseguito dalle macchine è in realtà molto migliore di quello degli umani e le statistiche di produzione lo dimostrano continuamente. L'automazione del lavoro ad alta efficienza, unito con le abbondanti risorse scientificamente gestite, permetterà la creazione di una struttura lavorativa quasi priva di scarsità, che potrebbe essere operata da una piccola frazione della popolazione. Fase 4. Anche i metodi di distribuzione dipenderebbero dal livello tecnologico. Per esempio, la produzione potrebbe essere talmente efficiente che un qualsiasi prodotto sarebbe creato solamente dopo la sua effettiva richiesta, perché l'ausilio di sistemi automatizzati di consegna a domicilio rappresenterebbe la via più logica di progresso. Inoltre, visto che non ci sono soldi nel sistema, non ci sarebbe bisogno per le persone di accumulare oggetti e non ci sarebbe motivo di rubare da un'altra persona qualcosa che è a disposizione di chiunque e che certamente non potrebbe essere rivenduta senza contare tutte le distorsioni prodotte dall'attuale sistema pubblicitario, che fa sentire le persone più egoiste, inferiori o incapaci. Per ottenere un prodotto, molto probabilmente, una persona si connetterebbe online, ricercherebbe le funzionalità che l'oggetto in questione deve possedere, selezionerebbe il prodotto e lo richiederebbe. Sarebbe disponibile per essere prelevato o consegnato appena possibile. Fase 5 ottimizzazione dei metodi di riciclaggio dei prodotti diventati obsoleti o inutilizzabili. Questo passo, in effetti, inizia a livello della fase di produzione, perché la progettazione di ogni oggetto dovrà incorporare anche le considerazioni sul metodo di riciclaggio dello stesso. Nulla che viene usato nella produzione dovrebbe essere non sostenibile o non riciclabile in qualche modo. Ciò è considerato di strategica importanza per assicurarsi che le risorse impiegate per la produzione di oggetti obsoleti possano essere riutilizzate nel modo più efficiente permesso dal livello di sviluppo del momento, riducendo gli sprechi. Chi si prenderà cura delle macchine? Si stanno ingegnerizzando macchine al giorno d'oggi che sono combinate con sistemi computerizzati. In pratica, il computer è il cervello della macchina e la istruisce sul da farsi. La combinazione di macchina e intelligenza computerizzata si potrebbe definire cibernazione. Le funzionalità di questi strumenti potrebbero cambiare l'intera struttura della nostra società, iniziando con la liberazione dell'uomo dal lavoro manuale. Come disse Albert Einstein, quando il livello di automazione toccherà il suo apice farà apparire il nostro sistema industriale tanto primitivo e obsoleto quanto l'uomo delle caverne appare al nostro confronto. Questa realtà non è qualcosa a cui opporsi. La cibernazione è la proclamazione di emancipazione per l'essere umano, che si libererà dal tedio del lavoro ripetitivo, aprendo nuovi orizzonti per la creatività umana e l'esplorazione. Per quello che riguarda la loro applicazione, il primo passo è di assicurarsi che le macchine cibernetiche utilizzate siano costruite con la migliore qualità per quello che riguarda i componenti e la programmazione. Per fare questo è necessario superare il sistema monetario, poiché favorisce la produzione di strumenti di bassa qualità per il bene del consumo ciclico. Non c'è ragione per cui tutto quello che c'è nella vostra casa, dal frigorifero al tostapane, dalla televisione al vostro computer, non possa durare un arco di tempo superiore a quello della vostra vita. Perché questo può essere detto con sicurezza? Perché i migliori materiali disponibili sulla Terra, come il titanio, hanno proprietà di resistenza che superano di migliaia di anni la durata di vita di una persona. Le macchine cibernetiche non sarebbero costruite e vendute, sarebbero progettate per durare. Non avranno solamente un'estrema solidità e vita operativa, queste macchine avanzate con il passare del tempo saranno anche capaci di riparare se stesse. Nelle automobili di oggi sono presenti delle luci sul cruscotto che ci avvisano sulla presenza di un problema in una sezione della macchina. Questa idea può essere ulteriormente sviluppata in tutte le macchine, al punto in cui non solo la macchina segnala la presenza di un problema, ma può attivare macchine supplementari progettate per rimpiazzare la parte danneggiata in tempo reale. Per quanto questo possa sembrare fantasioso, macchine, strutture e persino circuiti autoriparanti sono realtà che si stanno sviluppando. Inoltre, il ruolo che gli uomini assumeranno in questi sistemi automatizzati sarà di semplici supervisori. Una volta che un sistema industriale cibernetico e autonomo è completamente realizzato e implementato, quello che rimane da fare è aggiornare il sistema e accertarsi che tutto sia in ordine. Mentre la maggioranza delle persone di questa società riconosce l'utilità dell'automazione delle macchine nel campo manufatturiero e simili, molti hanno grosse difficoltà a comprendere come l'automazione può essere applicata a professioni complesse, come quella dei dottori o architetti e così via. Per comprendere questo, dobbiamo prima riflettere su quale sia la vera natura dei nostri lavori. Che cos'è esattamente un dottore? Un carpentiere? Un idraulico o un architetto? E che cosa stanno effettivamente facendo? Riconoscono e reagiscono a situazioni note. Quando un dottore vi esamina, tutto quello che sta facendo è ricordare mentalmente tutto quello che gli è stato insegnato. Se andate da un dermatologo perché temete di avere un cancro sul braccio, il dottore vi esaminerà la pelle facendo mentalmente riferimento ai segni che ha imparato a riconoscere. Potrebbe anche prendere un campione di pelle per testarlo in una macchina per analisi. È un processo tecnico. Non c'è motivo per cui, per esempio, uno scanner ottico connesso ad un database computerizzato non possa essere inventato in grado di controllare il vostro braccio e comprendere immediatamente che problema avete. Anche le operazioni chirurgiche, per quanto vi possano sembrare complesse, sono un processo puramente tecnico. È solo una questione di tempo. Lo stesso vale per qualsiasi altra occupazione di utilità. Questo ci porta a una realizzazione molto critica che influenzerà profondamente il nostro progresso su questo pianeta. La volontaria delegazione del processo decisionale ai computer è il prossimo passo dell'evoluzione sociale. Questo sembra ovvio per il nostro lavoro fisico, ma anche il nostro lavoro mentale può essere delegato ai computer. Se questo vi sembra assurdo, per favore tenete a mente che se avete mai usato una calcolatrice, avete già delegato la vostra decisione ad una macchina. Dobbiamo ricordare che il nostro ragionamento, che è la nostra capacità cognitiva di pensare a soluzioni di problemi da un punto di vista causa-effetto, è un processo completamente tecnico, basato sulla quantità di informazioni di cui disponiamo al momento. Per esempio, se abbiamo un problema con la nostra macchina, potremmo andare da un meccanico e lui userebbe le sue capacità di riconoscere gli schemi e la sua memoria associativa, per considerare le possibilità che potrebbero aver causato il problema, insieme alle possibilità per risolvere il problema basandosi sul ragionamento. Si tratta di un processo oggettivo e tecnico. Tuttavia, il cervello del meccanico ha soltanto una certa quantità di memoria e capacità di computazione. Un computer moderno, al contrario, è in grado di immagazzinare una quantità tremendamente maggiore di dati rispetto a un umano e può elaborare informazioni. In maniera consistente e rapida, senza annoiarsi o stancarsi. Immaginiamo di aver programmato un computer con un set di dati che riguardano le macchine in questione. Il computer è stato programmato per conoscere ogni singolo componente, ogni saldatura, ogni circuito elettrico, eccetera, di quel veicolo. Quando la macchina viene portata a far riparare, il meccanico non farà altro che andare al suo computer e immettere una descrizione del problema. Potrebbe scrivere: Farà il sinistro non funzionante. Il computer quindi presenterebbe immediatamente una lista di possibili problemi regati ai fari e quindi farebbe una serie di domande al meccanico che tentano di individuare la causa del problema in maniera logica. Il computer potrebbe dire controllare la connessione del cavo 15B e quindi mostrare un'immagine di dove è situato quel componente della macchina. Se il meccanico dovesse capire che il problema non è quello, inserirebbe nuove informazioni nel computer, il quale passerebbe alla logica soluzione successiva. In realtà è il computer a decidere. Il meccanico sta solamente indicando le cose da investigare, come una calcolatrice. La questione è che non c'è settore di lavoro umano che non possa essere estremamente migliorato, delegando i processi decisionali all'intelligenza dei computer. Nessun computer al giorno d'oggi è ancora riuscito a rispondere in modo efficace a una domanda complessa in lingua inglese o in qualunque altra lingua. Ciò richiede che il linguaggio venga trasformato in qualcosa che la macchina sia in grado di comprendere, come la matematica. Tuttavia, nuovi campi tecnologici come l'intelligenza artificiale stanno cominciando a crescere, mostrando incredibili possibilità per questo tipo di settore. Con il tempo, complessi processi di pensiero, un tempo ritenuti possibili soltanto dalla mente umana, saranno infine possibili anche per i computer. Compreso questo, passiamo ora a descrivere con queste possibilità di delegare lavoro e processi decisionali a un sistema computerizzato multifunzione e altamente efficiente e ciò che costituirà il rimpiazzo dell'istituzione che noi oggi conosciamo come governo tradizionale. Nelle parole del dottor Ralph Linton, lo sviluppo tremendo e in costante accelerazione della scienza e della tecnologia non è stato accompagnato da un pari sviluppo in campo sociale, economico e politico. Probabilmente si potrebbe prevedere che le invenzioni sociali come il capitalismo di tipo moderno, fascismo e comunismo, verranno considerate come esperimenti primitivi, diretti all'aggiustamento della società a metodi moderni. Il governo, come lo conosciamo noi, non è altro che un sottoprodotto della scarsità ambientale. A causa della vera natura del suo potere, la storia ci presenta una serie interminabile di governi corrotti, dal massacro o genocida di persone appartenenti a nazioni nemiche, all'oppressione del popolo della stessa nazione in modo da mantenere l'ordine costituito. Le decisioni che il governo prende al giorno d'oggi sono basate sull'interesse personale, proprio come avviene per le grandi imprese. Non potrà mai esistere un governo etico, fin tanto che il denaro potrà essere usato per influenzare le decisioni dei partecipanti alla politica. Una volta compreso che qualunque cosa riguardante l'organizzazione sociale è un processo tecnico, Comprendiamo che non c'è motivo di avere opinioni tradizionali per risolvere i problemi. Se una persona legge una pagina di un libro e poi lo chiude, è probabile che si sia fatta un'opinione su quel libro nel suo intero. Un'altra persona che lo ha letto per intero il libro potrebbe farsi una differente opinione. A quale opinione attribuireste maggior valore? Quella della persona che ha letto l'intero libro o quella della persona che ne ha letto una sola pagina? Come precedentemente discusso, i computer possono accedere a trilioni di informazioni al secondo registrati in vasti database e rielaborare i risultati della ricerca a una velocità vicina a quella della luce. Il trasferimento del processo decisionale ai computer è il nuovo passo evolutivo a livello sociale. Riduce grandemente gli errori umani e rimuove pericolose influenze, soggettività e opinioni erronee. A causa delle limitazioni delle strutture sensorie e corticali di cui il nostro corpo e mente sono dotati, nessuno sa tutto ciò che c'è da sapere nel mondo. I nostri sensi hanno un limitato campo di azione, i nostri occhi possono vedere solo una frazione del campo elettromagnetico, per cui è logico che deleghiamo alle macchine il processo di decisione, perché non hanno queste restrizioni. Non è differente da una persona che usa un paio di occhiali per vedere o una calcolatrice per fare calcoli. Gli occhiali sono strumenti tecnologici, un'estensione delle capacità umane che aiuta una persona a vedere meglio di come potrebbe in condizioni normali. Le macchine cibernetiche non sono differenti, esse non sono altro che strumenti che espandono le capacità umane. Dobbiamo comprendere questo fatto e massimizzarne le sue potenzialità. In un'economia basata sulle risorse, le persone non prendono decisioni, ma arrivano ad esse attraverso l'uso di strumenti tecnologici avanzati che permettono l'applicazione del metodo scientifico. Non ci sono modi repubblicani o liberali per progettare un aeroplano. Allora perché utilizziamo questi metodi datati per far funzionare la nostra società? Quando riconosciamo la società come un'invenzione tecnologica, con le sue componenti variabili, iniziamo a comprendere che il nostro cosiddetto governo dovrebbe avere un orientamento puramente scientifico. La politica è superata, perché i suoi processi sono largamente soggettivi, altamente influenzabili dai soldi e praticamente senza riferimenti scientifici. L'atto di governare e il concetto di Stato saranno alla fine superati completamente e rimpiazzati da un sistema globale oggettivo di gestione delle risorse e di organizzazione tecnologica. Il governo diventerà quindi un sistema cibernetico responsabile solamente per la produzione e la distribuzione di beni e risorse, nonché della gestione dell'ambiente. Parlando in generale, i componenti di questo nuovo sistema sarebbero i seguenti. 1. Un database computerizzato contenente cataloghi di ogni materiale conosciuto e ogni conoscenza tecnica mai posseduta. Come precisato precedentemente, i computer hanno l'abilità di catalogare informazioni per poi rielaborare in modo logico a un livello molto più complesso di ciò che un umano può fare. Le decisioni più efficienti sono quelle prese tenendo in considerazione tutte le variabili rilevanti al caso che sono conosciute. Solo i computer saranno capaci di tenere conto dell'intera conoscenza terrestre e di arrivare a soluzioni che siano basate sulla logica e sulla completa analisi dei dati conosciuti. Esattamente come nell'esempio precedente del meccanico, questo database computerizzato contiene tutta la conoscenza a partire dalle proprietà, dalle combinazioni e dalle applicazioni di ogni elemento della tavola periodica, fino alla completa conoscenza della storia di tutte le invenzioni tecnologiche conosciute. Una volta che sarà generato un sistema che permetterà ai computer di associare contestualmente tutte le discipline conosciute, avremo a nostra disposizione uno strumento dotato di incredibili possibilità, perché il nuovo metodo per risolvere i problemi e di progettazione sarà basato sull'interazione con questo database. Assumerà una forma simile a un semplice sito internet. Si sottoporrà un problema o una domanda al database e si riceverà la migliore risposta possibile. Non è differente dall'interazione con una calcolatrice, ma questo nuovo calcolatore sarebbe dotato di un potente sistema di associazione e di un esteso database di conoscenza che può comprendere non solo calcoli matematici, ma anche integrare la fisica, la biologia, l'astronomia. Anche se questo vi può suonare come fantascienza, potete stare certi che i militari al Pentagono molto probabilmente possiedono già database simili che usano nelle strategie di guerra. Tuttavia, per assicurarsi che questo sistema lavori propriamente, deve essere dotato di sistemi sensoriali che lavorino in tempo reale, capaci di ricevere informazioni dal pianeta per capire di quali risorse disponiamo e quindi mantenere un equilibrio dinamico. Per questo, il database computerizzato dovrebbe essere connesso a un sistema planetario di sensori che possano rilevare la situazione ambientale di tutte le zone rilevanti del pianeta, connettendo le informazioni elettronicamente generate direttamente ai complessi industriali informandoli delle disponibilità di risorse, delle operazioni da seguire e dei problemi ambientali. Il sistema globale terrebbe in considerazione tutte le risorse del pianeta, mentre al contempo monitorerebbe i problemi ambientali sui quali gli umani dovrebbero essere allertati. Questo non succederà dal giorno alla notte, ma se inizieremo a costruire sistemi regionali e nel tempo connetteremo tutte queste strutture regionali tra loro, il sistema potrebbe essere creato più presto di quanto possiamo immaginare. L'interazione di questo sistema di sensori con il database centrale fornirà le informazioni su ciò che è disponibile e su ciò che è scarso, permettendo al sistema computerizzato di regolare le attività industriali, in modo da mantenere l'equilibrio dinamico del pianeta. Chiaramente, anche se comprendiamo il profondo alleggerimento del lavoro manuale, ci sarà comunque... La necessità di tecnici umani che lavorino nel sistema, aggiornando e supervisionando le sue operazioni. Li potremmo considerare gruppi interdisciplinari di tecnici, che monitorano il sistema e lo aiutano nei progetti di ricerca per assicurare la costante crescita dell'efficienza produttiva e dell'evoluzione sociale. In una versione ottimizzata del sistema, non più del 5% della popolazione totale sarebbe probabilmente necessaria per portare avanti i lavori. Maggiore sarà l'ottimizzazione e il potenziamento tecnologico e dei metodi di lavoro, minore sarà il numero delle persone che sarà necessario far lavorare. Naturalmente molti che ascoltano questi discorsi si chiedono cosa succederà alla democrazia, come partecipi al sistema, possiamo eleggere i gruppi interdisciplinari. In un'economia basata sulle risorse, il concetto tradizionale di politica e cose simili non ha base di esistenza o rilevanza. Visto che questa nozione spaventa molte persone, Dobbiamo anche affrontare il fatto che la cosiddetta democrazia del giorno d'oggi è una completa illusione. Lo è sempre stato. Le persone pensano di avere una scelta nel sistema attuale perché possono premere un bottone in una macchina per votare e mettere una persona preselezionata al potere. Una volta che quella persona è al potere, è praticamente libera dal controllo del pubblico. Avete votato per quello specifico programma spaziale? Avete votato per lo staff del nuovo presidente? Avete votato per il taglio delle tasse? Avete votato per la guerra in Iraq? No, non l'avete fatto. Il concetto tradizionale di democrazia partecipata è uno scherzo crudele. Il giochetto è stato usato per dare al pubblico l'illusione di controllo per innumerevoli generazioni, mentre i distorti poteri monetari nelle alte sfere continuano a fare ciò che vogliono. Non c'è mai stata una vera democrazia in nessuno stato della storia e mai ce ne sarà in che il sistema monetario sarà operativo e la scarsità perpetuata. Allora, come parteciperebbe una persona all'interno di un'economia basata sulle risorse? Una vera partecipazione alla società necessita comprensione di come la società funziona tecnicamente e poi la proposizione in modo costruttivo di idee e innovazioni che possono essere implementate, create e adottate. La prima cosa che una persona farebbe è interagire con il database centrale che, come già sottolineato, potrebbe avere la forma di una pagina internet. Introdurrebbe la propria proposta al database centrale, il quale tramite la sua conoscenza storica e la completa integrazione di tutti i campi scientifici analizzerebbe la proposta per verificarne la sua razionalità scientifica e tecnologica, assieme alla possibilità di ottimizzazione dei materiali richiesti. Se la proposta è inizialmente accettata dal database centrale, dopo l'esame di fattibilità, inizierebbe immediatamente la sua produzione, oppure sarebbe inoltrata ai gruppi interdisciplinari, che studierebbero il caso e implementerebbero le necessarie modifiche per assistere il sistema informatizzato nel processo di realizzazione della proposta. La persona che aveva inizialmente inoltrato la proposta diventerebbe parte del team interdisciplinare, considerata parte fondamentale del processo. Questa è una vera elezione, basata su ciò che una persona ha fatto piuttosto che in quello che una persona ha detto che farà. Inoltre la paura tradizionale del pubblico avrà scarse basi di esistenza, perché non ci sono guadagni da ricavare da queste operazioni. I gruppi interdisciplinari non vengono pagati in nessuna maniera, perché la loro visione del mondo è cresciuta al punto tale da realizzare che il loro guadagno è rappresentato dal miglioramento della società stessa e contribuiscono perché ciò li beneficia in modo diretto. Anche se questo potrebbe risultare difficile da comprendere per chi è stato pienamente indottrinato in un sistema basato sulla ricompensa monetaria, che lo induce a pensare che la moneta è l'unico incentivo che c'è, in uno studio del 1992 rilasciato dal Gallup poll, più del 50% degli adulti americani ha fatto volontariato per una media di 4,2 ore alla settimana per un totale di 20,5 milioni di ore. Questo è un incredibile trionfo per lo spirito della collettività umana. Perché persino con i problemi di egoismo e superficialità generati dal sistema monetario, gli uomini continuano a sforzarsi di aiutarsi l'un l'altro e di donare qualcosa alla collettività, senza il bisogno di un compenso monetario. In futuro, chi sceglie di lavorare nel sistema industriale cibernetico lo farà perché è un onore mettersi al servizio della collettività. Perché sarà in grado di comprendere che questo e nel proprio interesse nel senso più ampio del termine e comprenderà l'importanza per la collettività di lavorare in armonia per sviluppare un mondo migliore. La retribuzione in un'economia basata sulle risorse sarebbe rappresentata dal continuo miglioramento della società nel suo insieme. Per questo un accresciuto livello di educazione sulle cose rilevanti per la società è di critica importanza. Nella società di oggi il pubblico è sempre mantenuto disinformato, e all'oscuro dei fatti rilevanti, nei limiti del possibile. Questo è il modo con cui il governo può mantenere il controllo. In una economia basata sulle risorse, l'obiettivo del sistema educativo è di produrre persone più intelligenti e coscienti possibili. Perché così chiunque ha una maggiore possibilità di contributo, influenzando in modo maggiore la nostra collettività ed evoluzione sociale, migliorando la vita di tutti. Data l'importanza di questa sezione, è suggerito ricapitolare ciò di cui abbiamo discusso. Chi prende le decisioni in una società basata sulle risorse? Si arriva alle decisioni tramite l'uso del metodo scientifico, utilizzando computer che possono raccogliere informazioni dall'ambiente, assieme ad un database centrale storico che viene curato da un team interdisciplinare in continuo cambiamento. L'obiettivo è quello di aumentare l'oggettività dei processi decisionali il più possibile. Alla fine, i soli veri problemi per la società e il mondo naturale sono 1. La produzione di beni e servizi che siano accessibili a tutti. 2. Progetti di ricerca e sistemi di educazione che accrescano la nostra conoscenza, comprensione e capacità di applicazione. 3. Monitoraggio costante della terra e dell'atmosfera per una corretta gestione delle proprie risorse e alle previsioni di eventuali problemi ambientali. Gli unici veri problemi nella vita sono quelli che sono comuni a tutti gli uomini. Città e stile di vita. In questa sezione andremo a spiegare più in dettaglio le qualità dell'economia basata sulle risorse per quello che riguarda una delle nostre invenzioni sociali più fondamentali, la città. Nello specifico le città circolari del Venus Project. Parleremo anche di come lo stile di vita delle persone cambierebbe in un'economia basata sulle risorse. Le città sono progettate per essere estremamente flessibili e permettere continui aggiornamenti e cambiamenti. Sono sistemi completamente integrati progettati per evolvere come un organismo vivente. Le città progettate da Jacques Fresco, innovative, multidimensionali e circolari, utilizzerebbero le risorse e i metodi di costruzione più sofisticati che abbiamo a disposizione. Tuttavia, richiedono una partenza da zero. Cercare di sistemare le nostre città attuali sarebbe uno spreco di risorse, di tempo e di energia. È molto meno problematico e più efficiente costruire nuove città da zero piuttosto che aggiornare quelle vecchie. Le vecchie città di interesse storico rimarrebbero come città museo. Le città circolari permettono l'uso più efficiente delle risorse, tecniche di viaggio e funzionalità in generale, con il minimo dispendio di energia. La disposizione è geometricamente elegante, di forma circolare, è creata per permettere i più alti standard di vita, nei modi più efficienti e produttivi possibile. Il perimetro più esterno della città sarebbe dedicato alle attività di orientamento naturalistico, comprendendo rigogliosi giardini, la sezione adiacente, progredendo verso il centro, sarebbe la cintura agricola, dove verrebbero praticati metodi agricoli all'aperto e in serra. Continuando a progredire verso il centro, otto aree verdi produrrebbero energia rinnovabile per l'intera città. Energia geotermica, eolica e solare. Le città vicine all'acqua potrebbero utilizzare anche l'energia delle onde e delle maree. L'area verde più vasta sarebbe rappresentata dall'area residenziale. Le residenze sarebbero costruite con tecnologie di estrusione e altri metodi per la produzione di prefabbricati altamente tecnologici. Le strutture del futuro saranno strutture semisolide, estruse come blocco unico. Tutte le case e gli appartamenti sarebbero anch'essi strutture integrate. Per esempio, le superfici esterne di queste strutture lavorerebbero come generatori fotovoltaici, convertendo l'energia solare direttamente in elettricità. Le case sarebbero resistenti al fuoco e richiederebbero pochissima manutenzione. Superato il distretto residenziale avremo quello educativo, scientifico e i centri di ricerca, assieme a quelli di produzione. Sistemi di gestione dei beni sarebbero integrati con i centri di distribuzione e le strutture manufatturiere in modo altamente coordinato ed efficiente. Nel centro della città ci sarebbe un duomo molto ampio che contiene il sistema centrale cibernetico, che è il cervello e il sistema centrale dell'intera città. Il cuore del duomo controllerebbe elettronicamente e monitorerebbe la produzione e la distribuzione dei prodotti, mentre controlla anche i fattori ambientali presenti. Per esempio, nel caso della cintura agricola, sonde elettroniche monitorerebbero e si prenderebbero cura delle condizioni del suolo, inclusi contenuto d'acqua, presenza dei nutrienti nel terreno e altri fattori. Riciclaggio dei prodotti e altri bisogni sarebbero localizzati sotto la superficie della città. Utilizzando sempre la tecnologia più verde e avanzata disponibile. Altri progetti di città includerebbero varie configurazioni, città con struttura integrata, assieme a città costruite sul mare. Indifferentemente dalla forma e dal design di costruzione, tutte le città sarebbero altamente interconnesse in un sistema globale. Esattamente come ogni città è dotata di un duomo centrale che funziona come un cervello, dotato del suo sistema nervoso, consistente in una struttura computerizzata di monitoraggio ambientale via satellite e sensori elettronici, il sistema mondiale elaborerebbe le informazioni che confluiscono da ogni città e monitorerebbe l'ambiente in un contesto più ampio. Al contempo si occuperebbe della regolazione dei processi d'ordine più globale, riguardanti tutte le città e l'ambiente. Stile di vita. È importante sottolineare che nel nostro sistema attuale la famiglia intesa nel senso tradizionale è danneggiata, con entrambi i genitori che devono lavorare per sopravvivere. Il sistema monetario minaccia la coesione familiare e la cura dei suoi bambini. Lo stress è sempre alto. In un'economia basata sulle risorse, l'integrità della famiglia sarà ripristinata. Inoltre, i valori culturali della società a livello globale attraverseranno un cambiamento profondo. Con il sistema monetario superato, il mondo inizierà a lavorare in modo cooperativo per produrre abbondanza per tutti i cittadini del pianeta. Le attività che apprezziamo cresceranno abbondantemente perché la quantità di libertà di cui saranno dotati gli uomini sarà impossibile da paragonare con ciò che conosciamo oggi. Di conseguenza, uno dei cambiamenti più profondi dei nostri valori e stili di vita riguarderà il modo di considerare la proprietà. Nella maggior parte del mondo di oggi, la proprietà è un concetto molto intenso, con le persone che spesso tendono ad associare il loro status sociale con quello che posseggono. La conseguenza naturale di questo fatto è la manipolazione delle persone, per indurre la nascita del bisogno per un oggetto o un servizio particolare. A causa delle efficienti strategie di marketing moderno, molti nel mondo sono condizionati a sostenere un sistema di valori artificiale e materialistico, che concerne il volere di quantità sempre maggiori di beni e servizi, spesso a discapito della loro reale utilità o necessità. In un'economia basata sulle risorse, l'infinito mare di insegne pubblicitarie, gli spot commerciali, le riviste e così via, non inquineranno più il paesaggio e le nostre percezioni. Ancora più importante, in un'economia basata sulle risorse non ci sono più ragioni di avere una proprietà. Il concetto di proprietà è un derivato della scarsità. Persone che avevano lavorato duro per creare o ottenere un prodotto o una risorsa la proteggevano perché era dotata di un immenso valore se confrontata con il lavoro necessario per il suo ottenimento. La proprietà non è un'idea americana o capitalistica. È un concetto primitivo creato da generazioni di uomini vissuti nella scarsità di risorse o servizi. In un sistema dove esiste abbondanza, senza bisogno di moneta, l'idea di possesso diventa irrilevante. In questo nuovo sistema nessuno possiede niente, invece tutti hanno accesso illimitato a tutto ciò che è disponibile. Un individuo potrebbe viaggiare per il mondo costantemente. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno sarà ottenuto senza restrizioni. Non ci saranno ragioni per abusare degli altri perché non c'è niente da guadagnarci. Non si può rubare quello che nessuno possiede e certamente la cosa rubata non potrebbe essere venduta. Gli utensili per la casa sarebbero ottenuti attraverso le centrali di distribuzione delle città. Per esempio, se andate a fare una partita a golf, scegliereste sul posto le vostre mazze tra i modelli più all'avanguardia e migliori a disposizione. Le usereste e poi le restituireste. Nel caso decidiate di tenervi le mazze da gioco potreste farlo, ma sono un peso che vi portereste in giro. Perché mai una persona vorrebbe trasportarsi, curare e conservare delle mazze da golf quando può accedere sempre ad esse e restituirle sul posto? Le case di oggi sono piene di cose che conserviamo per il valore che ad esse attribuiamo. Questo spreco di risorse non sarà più necessario. In questo modello economico, le città o nei fatti l'intero mondo sono in realtà la vostra casa. Se vi serve una macchina per qualsiasi ragione, la macchina è a vostra disposizione. Quando arrivate a destinazione, il sistema satellitare di autoguida metterà la macchina a disposizione per gli altri che ne necessitano, piuttosto che lasciarla parcheggiata in qualche parcheggio sprecando tempo e spazio. È molto più intelligente creare un sistema universale condiviso, perché riduce drammaticamente gli sprechi e le ridondanze. Comportamento umano. In questa sezione andremo a discutere il problema del comportamento umano e la sua relazione con l'ambiente che lo circonda, mentre ci occuperemo di chiarire il funzionamento del sistema legale e la sua influenza negativa sul comportamento umano. Alcune persone che prendono in considerazione i principi dell'economia basata sulle risorse tendono a pensare che il problema sarebbe di difficile implementazione a causa di qualcosa chiamato natura umana. Il problema si basa sul fatto che l'umanità sarebbe di natura competitiva, avida e e ciecamente egoista. Di conseguenza, indifferentemente da quanto buona sia la situazione tecnologica di tale società, ci saranno sempre persone corrotte che vorranno abusare degli altri e cercheranno di dominarle. La natura umana è definita come gli attributi psicologici condivisi tra i membri della razza umana che si presume appartengano a tutti gli esseri umani. Di conseguenza, il termine implicherebbe che ci siano degli atteggiamenti psicologici che sono in un certo senso predeterminati in una persona. È facile osservare che conseguenze questo tipo di presunzioni abbia manifestato, perché se leggiamo gli scritti storici riguardanti la specie umana fino ai tempi moderni, osserviamo un'infinita serie di guerre, genocidi, conquiste e abusi di potere. Questo è un modello che possiamo riconoscere e fa sì che sia facile immaginare che ci debba essere qualcosa di presente nella natura umana che ci fa comportare in modo storicamente ricorrente. La responsabilità del comportamento di un individuo definito criminale è nella sua genetica o è l'ambiente in cui è stato allevato che lo determina? Questa è l'antica questione su natura contro apprendimento o cultura. Primo, che cos'è esattamente un comportamento criminale? Come possiamo qualificare distinzioni comportamentali che sono state create dagli uomini e sono state cambiate nel tempo? Fino a 600 anni fa, Certe culture indigene localizzate vicino al Messico praticavano sacrifici umani di massa, spesso uccidendo migliaia di persone. Era quella un'attività criminale? Forse per noi. Per loro era un costume sociale accettato. Che ne dite delle generazioni e generazioni di accettata schiavitù? È un criminale colui che ruba il cibo per sfamare la propria famiglia? Se ne deduce che non c'è un'evidenza scientifica che supporta realmente... La nozione che esista un comportamento che è strettamente risultante della nostra genetica proviene da mentalità primitive, religioni dualiste che proclamano che un umano sia di per sé buono o cattivo. Sono essenzialmente forme di superstizione. È come una persona posseduta da demoni che ne controllano le azioni. I neurotrasmettitori e le caratteristiche fisiologiche regolano le propensioni di una persona e le sue tendenze sociali, ma è l'ambiente dove viviamo che in realtà crea i nostri valori e comportamenti. Non c'è alcuna immutabile, predeterminata natura umana. I nostri valori, metodi e azioni sono sviluppati e derivano dalle esperienze. Un bambino cinese, preso dalla nascita e cresciuto in una famiglia britannica in Inghilterra, svilupperà linguaggio, dialetto, modi, tradizioni e accenti della cultura britannica. La realtà è che il nostro comportamento si basa su ciò che impariamo, in associazione con le pressioni biosociali con le quali dobbiamo confrontarci per sopravvivere. Per quanto riguarda la società odierna, il comportamento che è considerato lesivo deriva fondamentalmente dal sistema monetario. Come già citato, il sistema monetario perpetua corruzione, stratificazione sociale, scarsità e insufficienza. Il comportamento dispotico che osserviamo nel giorno d'oggi non è il risultato di radicate forze genetiche, è essenzialmente il risultato di anni di scarsità e competizione. Il sistema legale. Come risposta ai nostri problemi, la società di oggi cerca di controllare le persone tramite l'uso di minacce chiamate leggi. Fare una legge è essenzialmente mettere una pezza e non ci si occupa del problema che è alla base del comportamento. Se una persona è arrestata perché ha rubato, è data molta poca importanza all'investigazione sulla ragione per cui la persona ha rubato. Invece di considerare cos'è alla base dei problemi, la società prende la via più semplice e spesso rimuove i cosiddetti criminali con l'uso delle prigioni. Non esistono criminali. Come ripetuto più volte, il sistema monetario genera corruzione a causa della sua struttura fondamentale. Come gli studi di Merva e Fowls precedentemente citati, illustrano, i comportamenti sociali lesivi sono direttamente correlati alla situazione socio-economica. Quindi, se vogliamo cambiare il comportamento delle persone. Dobbiamo alterare le loro condizioni sociali. Vogliamo rimuovere dalla struttura della società i difetti. Non mettiamo un cartello che dice limite di velocità 70 km all'ora. Progettiamo un sistema in modo tale che la sicurezza sia in esso incorporata a livello tecnologico. Se non volete che le persone rubino, mettete a disposizione delle stesse quello di cui necessitano, senza il bisogno di debiti, schiavitù o competizione. Con il progresso della tecnologia di oggi, Abbiamo le possibilità di creare un nuovo sistema sociale che può permettere a tutte le persone di accedere alle necessità della vita senza un prezzo, debito o servitù ad essa connesse. Un'incredibile diminuzione dei crimini ne sarebbe il risultato perché la stragrande maggioranza di essi è connessa con la situazione economica. Per quanto concerne quei crimini che potrebbero comunque accadere, come nel caso di una persona che ammazza un'altra per gelosia, queste non sarebbero trattate come criminali, ma piuttosto come persone malate da curare. E piuttosto che condannare una persona a una fredda prigione di cemento, studiosi, psicologi e sociologi eseguiranno approfondite ricerche per comprendere le cause culturali che hanno generato quel comportamento omicida. In conclusione, fin dall'antichità, grandi religioni e diversi filosofi secolari hanno costantemente sostenuto idee di pace e di unità per l'umanità. L'idea della ricerca di voi stessi negli altri è un principio ricorrente. Un'occhiata alla società di oggi ci fa riflettere sul perché l'idea di valorizzare e rispettare gli altri uomini e di lavorare tutti insieme non abbia ancora fatto presa. La società concentrata su se stessa, interessata fortemente ai soldi, crea un ambiente che ostacola la creazione di un sentimento che ci spinge a prenderci cura l'uno dell'altro. Questo sistema è basato sulla ricerca dell'interesse personale, e quindi non permette lo sviluppo di un mondo bilanciato e armonioso. Il fatto è che è arrivato il momento di finirla con le preghiere, i desideri e i vuoti discorsi sui presunti ideali umanistici e religiosi, e lavorare insieme per farli concretizzare. Un'economia basata sulle risorse mette in pratica tutto ciò che i grandi religiosi e maestri filosofici hanno detto riguardo il prendersi cura degli altri come di noi stessi e di lavorare insieme come una sola famiglia. L'uso del metodo scientifico, anche se spesso condannato come freddo e senza cuore, illustra uno dei più profondi cambiamenti spirituali mai visti. Molti sentono una profonda ammirazione e rispetto per figure come Madre Teresa di Calcutta, però pochi guardano ad Alexander Fleming, l'uomo che ha scoperto la penicellina, con la stessa romantica emozione. La penicellina ha salvato molte più vite umane di qualsiasi idea o organizzazione umanitaria. Il punto è che la scienza e la tecnologia possono rappresentare la divinità in azione. Non possiamo aspettare per qualche rivelazione divina o santuomo che ci guidi. Dobbiamo realizzare che siamo soli in questo pianeta e spetta a noi cambiare per produrre un mondo migliore. È tempo che fermiamo questa ipocrisia e pontificazioni sui valori spirituali che sono stati tema di discussione di filosofi secolari per millenni. La scienza è lo strumento per questo tipo di spiritualità utile e se lavoriamo per applicare i suoi metodi per il miglioramento della civiltà stessa, possiamo raggiungere gli obiettivi spirituali che abbiamo perseguito fin dall'antichità.